Bello a tutti ragazzi, sono Dermi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vedremo come fare un beat far westoso alla Da Supreme. Vedremo un po' la melodia, la teoria dietro la melodia, l'effect chain che ho utilizzato, le drums, eccetera, tutti i dettagli, diciamo, del beat. Quindi cominciamo subito. Per prima cosa abbiamo questa melodia qui che sa troppo di far west, di boh, roba esotica. Questa sarebbe la melodia principale. Ovviamente ho utilizzato la scala harmonic minor per ottenere questo effetto, diciamo, esotico. La melodia è veramente stupidissima, adesso ve la spiego un attimo con lo scaler in maniera molto veloce. Gli accordi che stiamo facendo sono E minor, come primo accordo, Si major, B major, che ci porta in scala harmonic minor. E poi per ripassare, diciamo, alla E minor, ho utilizzato il D sharp diminished. Ovviamente non ho utilizzato gli accordi completi, l'unico accordo, diciamo, completo che c'è nella melodia è E minor arpeggiato. Infatti, se andiamo a vedere qui in alto, abbiamo un'inversione in realtà, perché sarebbe B, E e G, ovvero G sarebbe la terza. Questo sarebbe l'accordo, qui ovviamente è invertito e fa questa specie di arpeggio. In realtà la melodia inizialmente era in normal time, non c'erano nemmeno tutti questi cambi di accordi, però poi diciamo ho cliccato alcune note e mi è venuta in mente questa idea, quindi ho praticamente switchato tutte le note utilizzando la griglia in un sesto beat e in questo modo quindi abbiamo portato la melodia a tre quarti. Il giro principale quindi è questo qui con l'arpeggio e con queste note dopo. E qua è praticamente uguale, solo che cambia alla fine, c'è questa discesa, diciamo, di note e di sharp C che appunto rende il tutto ancora più armonico. E quindi questa è la melodia principale. Il suono principale è di Kontakt della Bank Spaghetti Western, si chiama Juice Harp, sarebbe questo suono qui. Questo sarebbe il suono principale. Ovviamente se andiamo a togliere l'effect chain suona così. Questo è il suono, lo trovate appunto dentro la Bank Spaghetti Western, che sarebbe questa qui. E ovviamente è un suono alla quale dovete stare un pochettino attenti, perché ovviamente c'ha le note che non sono proprio giustissime nel MIDI, cioè alcune note suonano diversamente, infatti ho dovuto modificare leggermente la melodia per farla suonare uguale all'altra. Senza l'effect chain quindi suona così, mentre con l'effect chain, ovvero con Shaper Box e Metaflanger, poi ho utilizzato anche un plugin della FabFilter che non utilizzo spesso, ovvero il Vulcano, RC20, FastDist, eccetera. Poi vabbè, ovviamente come sempre l'effect chain completa la posterò su Patreon e quindi alla fine viene così. Ovviamente questo flanger esagerato l'ho messo solo sulla intro, adesso se attiviamo la automation clip ovviamente si disattiva. Come layer c'è appunto la chitarra, sempre di Spaghetti Western, classical guitar, passata nella stessa effect chain. C'è anche un altro suono che in realtà poi non ho utilizzato, che è questo qui. Solo che non mi piaceva troppo come layer. Era troppo in contrasto con la melodia principale, cioè col suono principale, perché è praticamente lo stesso suono, solo che l'ho preso da un'altra bank di Kontakt e l'ho renderizzato come washout. L'ho risuonato, all'inizio diciamo mi piaceva molto, ma non mi è piaciuto poi come layer, perché era molto fastidioso. E questo qui, a parer mio, funzionava molto meglio, quindi ho ottenuto questo qui. L'ultimo layer è il reverse, quel suono washout, ma in realtà non fa altro che fare texture, ma non si sente per niente. È praticamente questa roba qui. L'ultima melodia è di Omnisphere, preset, boombox, talk organ, una roba del genere. Dovrebbe essere un organo, boombox vibrato organ, che suona queste note qui. Passando alle drums abbiamo un rimshot layerato con un clap. Ovviamente così sembra che suoni un pochettino storto, ma è semplicemente perché anche le drums ovviamente sono scritte con la griglia a un sesto beat. Poi abbiamo un rimshot in più. Un'altra percussione. Qui in realtà abbiamo un altro layer di clap solo per i clap finali. Che è una specie di clap più riverberato, tipo. Una campana per l'inizio della strofa. Hi-hat, ovviamente in questo caso anche loro sono scritti in un sesto beat e ho utilizzato due sample diversi in modo da creare più bounce, quindi c'è un sample di hi-hat che fa questo pattern classico e l'altro che invece bounce.
Poi abbiamo il kick. Il tutto quindi suonerebbe tipo così. In realtà poi ci sono anche un altro paio di FX. Infine abbiamo il basso. Per il basso ho creato io, diciamo, un sample unendo un basso con un altro, se non sbaglio, oppure modificando semplicemente un basso che avevo per renderlo così. E suona queste note qui, che sono semplicemente quelle degli accordi. Ovviamente per creare più bounce, alla fine ho messo queste note che si alternano di ottava. Infine, per chiudere, abbiamo un rimshot che fa solo da reverbero. In questo modo. Il beat alla fine è questo, non c'è nulla di troppo speciale. Alla fine nella intro ho utilizzato semplicemente il flanger per dare più effetto, diciamo, e rendere un po' diversa la intro. Poi ho leggerato ovviamente chitarra con questo suono per il ritornello. Quindi suona in questo modo, poi quando finisce il ritornello abbiamo il solo suono, diciamo, di contact. Questo qui, che funziona molto bene per fare semplicemente da strofa. E poi questo è l'altro ritornello. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video, fatemi sapere se questo beat vi è piaciuto. In realtà l'avevo fatto già in live qualche giorno fa, quindi probabilmente qualcuno già l'aveva visto, mi ha visto lavorare a tutto il progetto, quindi bella per quelli che l'hanno visto. A breve dropperò un nuovo remix di Da Supreme, ovvero di Una Direzione Giusta, anche quello ci sto lavorando in live in questi giorni, se qualcuno si è connesso sicuramente l'ha visto, chi non si è connesso fa niente. E ci becchiamo ai prossimi video, a breve uscirà anche il nuovo sample pack di Patreon, ci sto lavorando in questi giorni. E anche la FX Chain la posterò ovviamente su Patreon insieme a tutte le altre FX Chain che sviluppo come sempre. Bella, al prossimo video.